per me che il vincolo si comporta in maniera diversa, perché nell'elettrone il vincolo unitario 0, si sottrae a 0,1 pari a un nono, e l'unità aggiunta al 9 è così 0,109389754, mentre invece nell'unità della massa atomica il vincolo 0,5431 si aggiunge allo 0,625 corrispondente al sedicesimo, e l'unità aggiunta al 16 è 0,6056, quello aggiunto all'unità della massa atomica. Cerchiamo di rispondere. Ciò accade perché un nono è la quantità totale invariante del sistema decimale che vale nel ciclo 10. E dunque è un riferimento totale a cui ridurre ogni unità. Invece il 16, che è il piano della realtà a quattro dimensioni, 3 di spazio e una di tempo, è un tempo sedicesimo da considerare come una pura base di partenza a cui sommare poi il vincolo geometrico. Questa in sostanza è la differenza. In sostanza il nono è quello che si riferisce direttamente al totale, che è il 10 assoluto. Infatti il nono nel sistema decimale è proprio l'elemento di rapporto del ciclo 10, che consente nel nonio di fare i calcoli, che consente il regolo calcolatore. È un puro rapporto massimo che determina il passaggio da un ordine a un ordine superiore, quindi è un puro sistema di riferimento unitario, quello dato da 0,111111 e così via. È evidente che il valore unitario si rapporti a questa unità totale come un valore che si pone a riscontro. Invece nella unità della massa atomica, il cui valore spaziale è 16 ed è il 4x4 dello spazio reale, con 3 dimensioni di spazio ed una di tempo, questa quantità 16, che possiamo considerare veramente come un piano reale avente 4 dimensioni per lato, ha il tempo che lo unifica nel sedicesimo, ma questo sedicesimo si presenta proprio come un tempo, ossia come una condizione unitaria di partenza a cui poi riferire l'unità spaziale configurata per il valore che abbiamo visto in 0,5431 nel valore millesimo dell'intensità unitaria della luce. Quindi è l'apporto dell'intensità unitaria della luce nel suo valore millesimo che si qualifica come il valore unitario da aggiungere al tempo. E sono le tre dimensioni x, y, z, ciascuna unitaria nella massa millesima. E poi è il valore totale, 1 per 10 alla meno 4, che è il valore unitario riferito a una unità complessiva in 10 alla 4. Quindi vediamo che con riferimento alla massa unitaria il tempo sedicesimo è una condizione di partenza, mentre invece con riferimento alla massa della particella il vincolo è una condizione che si contrappone all'unità e quindi la riduce nella sua essenza.
tanto che 0,111, l'eterno e assoluto decimo, si pone come una quantità inferiore, che è poi quello 0,11938 e rotti, che si unisce alla quantità intera e giusta 9 unitaria, oggi nella quantità unitaria della massa dell'elettrone. Ecco, le differenze che i vincoli comportano nei valori unitari legati ai tempi dipendono proprio dalla configurazione dei tempi, se sono considerati come punto di partenza o un punto di arrivo. Un'altra differenza la possiamo considerare proprio perché un nono è un valore indeterminato, perché è infinito, mentre invece un sedicesimo è un valore esatto, dato proprio da una quantità precisa in 0,0625, che è un valore quindi definito nella sua quantità ed è quindi una quantità da cui partire, mentre invece quell'altro quantitativo infinito si pone a riscontro. Infine c'è un'altra ragione: 16 è 10 più 6. Allo stesso modo, nella quantità decimali, l'unità sarà da aggiungere al sedicesimo. Viceversa, nella massa dell'elettrone avevamo che il ciclo 10 diveniva 9 per sottrazione dell'unità. Allo stesso modo, tutti i decimi devono sottrarre la loro unità.